Vediamo la differenza tra la vibora e la bandeja, e l'uso del braccio in uno e in un altro colpo. Molto importante nella vibora, che si utilizza molto il gomito, si utilizza il mulinello, perciò importante caricare bene con il busto indietro, giocare con il gomito e il mulinello, e questo effetto laterale che si chiama side spin. Di questa forma la palla gira e diventa più difficile la difesa dell'avversario. Perciò difficoltà perché viene più veloce e difficoltà perché viene con un effetto diverso. Invece la bandeja cosa cambia? Una, braccio molto disteso per giocare questa bandeja. Due, quando faccio scendere la palla posso piegare un poco il gomito e poi estenderlo. La cosa importante da capire è che il mulinello si usa nella vibora. Posso usare un pochino il gomito nella bandeja, ma non il mulinello.